continua lo stato di grazia del mercato immobiliare turistico in Italia, lo confermano i dati che FIAIP monitora, presentato nella sala stampa della Camera dei Deputati. L'osservatorio del Centro Studi Nazionale, elaborato sulle risposte degli affiliati alla Federazione Agenti Immobiliari Professionali, ha avuto come focus l'andamento del 2023 sugli anni precedenti e le proiezioni sulla stagione estiva 2024. Su scala annua, il Centro Studi FIAIP stima in circa 460 milioni le presenze turistiche nel 2024 contro i 451 milioni dello scorso anno, numeri in costante aumento che secondo alcuni dovrebbero essere limitati con blocchi o restrizioni sull'esempio di altre capitali internazionali. L'indagine che abbiamo presentato oggi dimostra che le esperienze in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa, pensiamo a New York, sono assolutamente fallimentari. È aumentato il sommerso e soprattutto sono, come dire, l'offerta di case è peggiorata, i canoni sono aumentati, quindi noi riteniamo, e l'indagine ne dà prova, che assolutamente questo comparto, questo settore, il settore delle locazioni turistiche, è assolutamente una risorsa straordinaria per l'economia locale e nazionale ed è un necessario ampliamento dell'offerta turistica locale e nazionale. Quindi il legislatore secondo noi deve necessariamente porre in atto delle politiche mirate e adeguate che vadano nella direzione, da una parte, di aumentare l'offerta pubblica e sociale di case per chi ha poche possibilità e ovviamente a canoni accessibili, e dall'altra parte deve attuare delle politiche di incentivazione sia di natura tecnica urbanistica che fiscale per il privato affinché affitti appunto per periodi medio lunghi, andando diciamo a favorire l'offerta delle abitazioni per chi appunto ha meno possibilità. Protagoniste continuano ad essere le seconde case, 285.000 le compravendite lo scorso anno, più 2,5% rispetto al 2022 e più 27% rispetto al 21. Stesso trend si va profilando anche per il 2024, con un rialzo previsto intorno al 2%. L'attrattiva è sì per un utilizzo familiare, ma cresce fino al 28% l'acquisto per la messa a reddito attraverso le locazioni turistiche. La tipologia dell'immobile, intanto, che viene scelto è per un nucleo familiare dalle 3 alle 4 persone, ma soprattutto viene scelto per una seconda casa ad uso turistico. Residuale è quello per l'investimento, ma diciamo che la gran parte la fa proprio per l'utilizzo proprio. Quindi diciamo che il cittadino medio mette un po' in mano in tasca i propri denari e investe sul mattone. Investimenti spinti anche dalla continua crescita degli affitti brevi ad uso turistico, più 5% nel 2023 rispetto al 22, e canoni di locazione saliti del 4% nello stesso periodo. Anche il 2024 sembra essere nato già sotto una buona stella. Il numero di locazioni turistiche è atteso ad un ulteriore balzo dell'8%, con i canoni medi che cresceranno di circa il 7%. A beneficiarne saranno anche le casse comunali, con 846 milioni di euro attesi dalla riscossione della tassa di soggiorno. Abbiamo dati molto confortanti: per l'estate 2024 si prevede oltre 65 milioni di turisti in arrivo in Italia, quindi questo ci rende molto felici perché vuol dire che è un mercato molto importante. La prevalenza dei turisti sono cinesi e nordamericani. Dati positivi a cui contribuisce il lavoro e la qualità delle agenzie immobiliari professionali, che hanno segnato un più 10% di immobili turistici gestiti nel 2023. Oggi siamo tutti bravi a parlare di virtuale, di intelligenza artificiale, che ripeto essere un mezzo che deve aiutarci, ma l'aspetto umano è un qualcosa che resterà per sempre, e in particolare nell'accoglienza, nel garantire l'accoglienza al turista che arriva da fuori Italia. Garantire che quel turista comunque prende parte di una vita condominiale, beh, non può essere demandato ad un'intelligenza artificiale, ma come abbiamo detto durante il convegno, le oltre 5.000 strutture agenziali della Federazione che si occupano di accoglienza sono strutture che utilizzano questi mezzi virtuali, intelligenze artificiali, ma c'è anche un'intelligenza naturale dettata dagli operatori che quotidianamente aprono quelle porte e accolgono i clienti. Ad attrarre sono le città d'arte, vere perle del bel paese, la montagna e i borghi, ma in cima alle scelte dei turisti italiani ed esteri sono sempre le località di mare, da Positano al Salento, dai preziosi arcipelaghi fino alla Versilia. Citazione a parte merita poi la città di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.
I Nova Gorica e Gorizia avranno una ricaduta sul territorio molto importante, come è avvenuto nel 2019 con Matera. Ci sarà uno sviluppo della città, uno sviluppo dell'economia. Vediamo già fin da adesso come stanno crescendo i numeri di posti letto. L'introduzione del codice identificativo nazionale degli immobili turistici sta riscuotendo un apprezzamento diffuso, a cominciare dalla FIAIP, che chiede ora di evitare sovrapposizioni inutili con l'analogo adempimento richiesto dall'Europa. La nostra preoccupazione è che il regolamento europeo, che entrerà di fatto in vigore in Italia il 20 maggio del 2026, prevede, come sappiamo già, una banca dati digitale europea con un codice unico europeo. Ecco, non deve essere un duplicato, e quindi delle due l'una, secondo noi, se la banca dati nazionale è quella che vogliamo tutti utilizzare, sia i proprietari che i gestori, ecco, le informazioni richieste una volta sola devono poi essere digitalmente trasferite a tutte le altre banche dati, che sia quella europea, che sia quella dei comuni, delle regioni, dell'Agenzia delle Entrate, della Questura. Ecco, semplificare realmente, quindi avere una certezza delle regole che siano possibilmente chiare e poche, una semplificazione dei processi per un settore che è sempre più importante per il nostro paese. Alla presentazione dell'osservatorio FIAIP è intervenuta la deputata di Forza Italia Erika Mazzetti, componente dell'ottava Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Nel suo intervento Mazzetti ha sottolineato il ruolo delle agenzie immobiliari come presidio di legalità e professionalità. La deputata ha ricordato poi che con il pungolo del progetto Italia, di cui fa parte la FIAIP, si sta lavorando già da tempo ad una revisione del testo unico dell'edilizia. Ci chiedono una riforma drastica che deve andare in una direzione diversa, e soprattutto è necessario oggi avere un testo unico del costruttore con principi unici in tutto il paese e con un regolamento poi specifico per le varie regioni. La modifica del testo quinto della Costituzione ha portato a una concorrenza fra gli enti, e noi dobbiamo chiarirla proprio nel testo unico del costruttore, altrimenti è impossibile anche procedere in tutto il resto. Partendo poi anche da una legge ponte per arrivare a quella, perché altrimenti il settore sarebbe in difficoltà, e una volta approvata dobbiamo avere il coraggio di abrogare tutte le norme precedenti. Noi stiamo lavorando sia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quel piano nazionale sulla casa che invochiamo da tanti anni. Ora c'è un primo pacchetto di norme presso proprio al vaglio della Commissione Ottava alla Camera, col decreto Salva Casa, presso il quale abbiamo presentato degli emendamenti, delle proposte che sono orientate proprio a semplificare i processi, come dicevamo, e soprattutto a rendere più sicure e veloci le compravendite immobiliari, che spesso sono viziate da lievi difformità a livello edilizio urbanistico. Questo è un primo passo. Ovviamente andrà attuata una riforma organica, perché l'approccio deve essere sicuramente integrato, quindi una riforma organica del testo unico sull'edilizia per avere delle norme chiare e uniformi, e questo porterà un impatto positivo duraturo per il settore edilizio e per il mercato immobiliare.